Nasce la Ciclismo Cup, sostituisce la Coppa Italia e sarà composta da 23 giornate di gara. Si partirà domenica 5 febbraio con il Gran Premio Costa degli Etruschi. La corsa toscana è organizzata dal Gruppo Sportivo Emilia in collaborazione con le amministrazioni comunali di Castagneto Carducci e di San Vincenzo e con l'Associazione Sportiva Dilettantistica Costa degli Etruschi. Dopo 11 affermazioni consecutive di corridori italiani, nel 2016 fare è stato lo sloveno Grega Bole, capace di regolare Francesco Gavazzi e Diego Ulissi. Come da tradizione la gara vedrà tutte le operazioni preliminari sulla spettacolare terrazza affacciata sul porto di San Vincenzo. Dopo il via ufficioso il gruppo si sposterà fino al cosiddetto chilometro zero, posto davanti al complesso turistico Riva degli Etruschi. Il primo segmento sarà pianeggiante. Si tratterà di una sorta di preludio a quelle che saranno le prime asperità della giornata. Poco dopo, infatti, i corridori dovranno affrontare la prima salita, quella che li porterà a Campiglia, al termine di un'asperità di 4 km con pendenze medie del 5-6%. Dopo la discesa si raggiungerà San Vincenzo e poi Donoratico per un primo passaggio sotto il traguardo, al chilometro 58,5. Si entrerà così in una fase molto importante della gara, caratterizzata da tre circuiti. Il primo, quello di San Guido e Bolgheri, di 24,3 km con un breve strappo che gli atleti dovranno affrontare per tre volte, quindi il secondo di 10,3 km interamente pianeggiante da compiere due volte. Infine, negli ultimi 40 km si svilupperanno lungo le due tornate con la salita di Torre Segalari, 2 km 900 metri con pendenza media del 9% e massima del 11. Proprio su Torre Segalari è prevista la selezione più significativa della prima giornata italiana della stagione 2017, l'inizio di una nuova era con la Ciclismo Cup.